You know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Ciao! Sono arrivata anch'io con il video dei saldi, che in realtà giro per la seconda volta perché la prima volta mi si è fermata la telecamera mentre stavo registrando e quindi ho perso tutta la parte perché non me l'ha salvata. Comunque, bando le ciance. Allora, sono andata da Pull & Bear il primissimo giorno dei saldi perché lavoravo in pausa pranzo, sono andata a farmi un giro e in realtà non ho trovato nulla, non mi è piaciuto nessun niente, né da Zara, né da Bershka, né da Stradivarius. L'unico invece dove ho trovato qualcosa di interessante era Pull & Bear, però magari tornerò un po' più avanti con l'avvento dei saldi. Allora, ho preso questa che è meravigliosa. Avendo già girato questo video una volta, ho staccato le etichette. Allora, questa ho preso la L, veniva a 25,99 e l'ho pagata a 15,99 con lo sconto del 38,47%. Ed è questa fighissimissima super maxi oversize felpona rigata. Non è lunghissima, però è molto carina, molto morbida, mi piace molto. Quindi questa qui. Poi ho preso questa, che invece veniva 17,99 col 44,46% di sconto, pagata 9,99, ed è anche questa una super felpona. L'altra è felpata, invece questa è più leggera e garzata, e questa sì è larga, però la cosa figa è che è anche lunga, quindi l'ho provata e l'ho messa come vestito. Vabbè, ci metto gli shorts sotto, però non si vedono e mi piace molto perché arriva proprio, insomma, non raso culo, anche perché magari evito di mettermi le cose da sicuro. E poi invece l'ultimissima cosa che è meravigliosa, e questa aveva lo sconto minore, non ha l'etichetta perché questa invece l'ho già indossata, da 19,99 con solo il 20% di sconto a 15,99, però è bellissima ed è una felpa più corta delle altre, anche questa morbida, non oversize come quelle che vi ho fatto vedere prima, però questa bella larga. E la cosa bella è che ha il choker e poi ha il taglio qua davanti. Molto carina, vedo l'ora finalmente di metterle via da questa busta, che sono stati in questa busta a vita, perché adesso sono già passati 6-7 giorni dal primo giorno di saldi. Poi sono andata invece da H&M e da Ikea. Vi faccio vedere subito Ikea perché sono tutte due favolate che ho preso sempre coi saldi, per quelle le ho messe, e le ho pagate ben 49 centesimi l'una. E sono questi due rotoli di carta, cioè guardate che figata sono, c'è una tigre, un ghepardo, vedete, che mangia un gelato, no, è bellissimo. Poi siccome io delle scatole a vista nella libreria e mi piace intanto cambiare il rivestimento che gli ho fatto, proprio perché insomma sono a vista e quindi sono carine, se magari cambio l'arredamento cambio anche i colori delle scatole. Poi invece dal H&M ho preso solo due cose. Allora, la prima non era in saldo e l'ho pagata ben 9,99 euro, praticamente ho pagato in meno quella non in saldo che quella in saldo. Ho preso una L ed è questa felpa nera, anche questa garzata, normalissima, a giro collo, è leggermente più corta dietro, più lunga dietro, più corta davanti, anche questa super morbida, super oversize, e questi io anche per lavorare le uso perché sono comode, pratiche. Ma il super acquisto meraviglioso, perché ero andata con un mio collega, lui era nel reparto uomo, cercato, ho detto vedo un'occhiata anch'io, e nel reparto uomo da 29,99 scontata del 67%, perché l'ho pagata 10 euro, questa felpa che sembra tutta macchiata di candeggina, lunghissima, con le maniche in teoria così, che sembra che non abbiano le maniche, ma essendo molto larga in realtà la manica arriva qui, che io userò come vestito ed è stupenda. Infatti ho detto cacchio, ora la vado a prendere anche di altri tipi, solo che ce n'era una nera con un disegno un po' trash qua davanti, non mi piaceva, c'era tipo un cuore pulsante tutto infilzato, anche meno, però questa è meravigliosa, infatti l'ho portata a casa. Poi ho preso da Casanova, quindi, visto che anche qua ci sono degli sconti, mettiamoceli in mezzo, in realtà in sconto c'è solo questo, ma Casanova li ha sempre, quindi non c'entra coi saldi, da 8,40 euro col 23% di sconto al 6,40 euro, e un apri scatole perché l'ho rotto il mio, che era tipo dell'antiguerra. Questo è carino. E poi, questo non era in sconto, a 6,90 euro, perché ne avevo preso uno anni fa dai cinesi,
Bella, se anche non ti gratti, ci fai un favore. Cosa dice, amore? Smettiamo di grattarci, topina, panciona? Hm? Pancionona. Finalmente abbiamo la panciona. Mio amore. Vediamo questo occhietto schifosissimo. E avevo il contenitore per il limone, per l'olio a spray, no? E mi trovavo bene, peccato che quello lì funzionasse malissimo. Allora ho preso questo qua, vabbè, super figo rispetto all'altro, ma la cosa bella è che oltre ad avere lo spruzzino per tipo mettere l'olio così, ha anche il beccuccio, quindi volendo si può anche versare l'olio normalmente. Insomma, una cosa così che cercavo da un po', e l'avevo anche cercata su Amazon, e in realtà i prezzi non erano così differenti, quindi ne ho approfittato. Poi le altre sono cavolate che ho preso all'IKEA, utili tipo pile, carta igienica, sì, carta igienica, pile, sacchetti dell'immondizia e basta. Quindi insomma, niente di che. E la pasta. Mi stai col naso qua. Va bene, questo è tutto, penso che farò un altro salto un po' più avanti verso la fine dei saldi, e poi c'è in programma anche di andare da Primark, quindi non credo che spenderò tantissimo nei saldi normali perché voglio tenermi il più possibile per Primark. E va bene, vi mandiamo un bacio grandissimo, questa qui che continua a grattarsi come una matta. Perché ti gratti? Perché ti gratti? Saluta. Ciccia, cosa c'è qua? No, amore, buonanotte. Buonanotte. Lei va, nanna, lei vado a lavorare.